C'è questo piccolo problema della realizzazione concreta che passa attraverso dei problemi di budget ed economici. Mi permetto di segnalare però che già il Comune di Arpino poi in effetti utilizza, spero bene, la domina A37 che transita per l'esterno, ma insomma comunque serve il collegamento sul Napoli. Devo dirvi che in questi giorni credo che sia nettamente migliorato da dopo che ci hanno trasferiti da Piazza Garibaldi al porto della Maddalena, per cui abbiamo avuto delle grosse ripercussioni. Però il primo degli interventi che abbiamo fatto è stato proprio per l'autolinea A37, trasferendo il passaggio dal corso Garibaldi, trasferendo il corso Luce, per dare regolarità alla linea. È probabile che miglioreremo ancora il servizio, in quanto riusciremo a trovare, purtroppo per Napoli il problema è questo, riusciremo a trovare un attestamento su Porta Capuana. Ritorneremo cioè ad avere quel vecchio attestamento che aveva la 37 a Porta Capuana, che significa evitare il transito per il corso per Piazza Garibaldi, quindi migliorerà certamente la frequenza, ma soprattutto la linea nel suo servizio. Chiudo con due cose. Ovviamente i servizi che noi abbiamo proposto, questo collegamento interno, ha bisogno di due cose essenziali. L'accessibilità, quindi sono tutti due problemi che vanno assieme, cioè c'è la possibilità in alcune delle strade di poter transitare facilmente, e poi il rispetto del codice della strada. Ormai è dappertutto, non lo dico per Casolo, per la frazione Alpina, è un problema diffuso, anzi è un problema di criticità diffusa in tutta la nostra zona, perché le nostre linee poi subiscono contro le problematiche insite della linea, quelle di trovare difficoltà negli espletamenti, nei passaggi in città. Quindi noi siamo disponibili, aperti a questa cosa, ma abbiamo bisogno anche che da parte delle comunità locali ci siano risposte anche sotto questo aspetto, quelli che soffrono sono i cittadini e le aziende con i costi. Grazie.